Bene, iniziamo con una bella risata. Brava Elena, benvenuti alla sessione di Valeria. Conto da 5 a 1, Elena, e ti connetti a Valeria. 5, 4, 3, 2. dimmi se la vedi Sì, la vedo è proprio lei con un vestito normale estivo e eh, però per mano una bimba eh, che dice di essere la valeria da piccola mm -hmm e me la porta per dire con lei che devi parlare col suo bambino interiore mm -hmm. ok ti dà l'autorizzazione sì 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 ok beh la bambina interiore che deve parlare a noi mm -hmm. cosa vuole dire lei adesso che è diventata grande non capisce come fare Uh -huh. E eh, io non so come spiegarglielo. Ma cosa fa? Ride piange, ti guarda arrabbiata, un po' arrabbiata. Uh -huh. No, con me no, è arrabbiata con Valeria Grande. Uh -huh. Come è vestita la bambina? Ha un vestito maniche corte, eh, verdino chiaro con la gonna un po' larga dei sandaletti bianchi e due treccine. Questa è la parte subliminale di Valeria. Mm. No, è la bambina interiore, cos'è la bambina eh sì. interiore? Eh, quella parte, è eh... quella parte dice sincera che eh, sarebbe da ascoltare sempre. Allora, potrebbe sembrare che coincida con la PS, ma in realtà no, perché la PS la vedo da un'altra parte, mm -hmm. che le guarda, eh, come per dire, allora vediamo cosa sapete fare. Ah, noi! <ride> <ride> sì. Noi cosa sappiamo fare? Ah, noi siamo sì. qua a mettere ordine al casino che ha, che ha fatto lei mm -hmm. e adesso lei ci guarda con guarda veramente chiudiamo la qua la sessione che <ride> no dice valeria no <ride> va bene chiama anche la P. Yeah, okay. PS bambini interiore ok plotone di esecuzione ok adesso si sono valeria grande si è allontanata è rimasta valeria piccola la PS alla sua sinistra e la P alla sua destra ok come vedi è la P? La PE eh, la vedo la vedo come, in questo caso la vedo come un codice di, 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 di scritte, di messaggi a forma di umano. Uh -huh. E niente, è lì che attende le nostre domande, dice, vabbè, cosa volete? Uh -huh. E la PS? La PS è di fianco, anche lei lì in attesa ma come la vedi? Come fa? Allora, vedo sempre questa specie di gelatina un po' tondeggiante, viola, con delle uh -huh. braccia, un po' la testa e delle gambe piccole. Va bene, Valeria ha avuto delle vite precedenti? Se sì, quante? Parallele, precedenti? Uh, 2135. <clears throat> A quanto vibra Valeria? 250.000. Rapporto PSP e sul totale 35 PS e 65 PE, livello di consapevolezza di Valeria. 60%. Ok. Um, livello di consapevolezza di Valeria prima di fare la sessione che ha fatto con altri 45 ok andiamo giù piatti ci sono delle interferenze uh -huh. le vedi si sì, è già sì. vista Sì, sì, si sì. allora uh... ecce eh, di movimento. Allora c'è una mantide. Mm -hmm. <coughs> una. sì, mm -hmm. grossa, eh, poi c'è eh, un felinoide. Mm -hmm. Poi vedo. Vedo due entità mentali, non mm -hmm. allora, lo so, adesso sì. le analizziamo tutte, eh, sì, sì, sì. Eh, e poi tre rettili e due soldatini, soldatini proprio, piccoli piccoli davanti. Nelle entità eteriche, chi mm -hmm. è in alto? Chi vedi in alto? felinoide e sopra il felinoide sopra felinoide c'è odino e sopra odino lucas ok quello che sabrina vede come computer ok è lucas sì sì okay. sì sì, sì, sì quindi io. se tu lo analizzi come lo vedi lucas allora, io Lucas lo vedo come, eh, come se fosse una stanza eh, mh, di regia o di teatro, dove mm. con, con dei collegamenti, come se, come se lui avesse mh, tutti dei bottoni davanti, mh, può essere tipo una, mh, una, cabina, sì, oh. una cabina di pilotaggio, ecco, una roba così, sì, con dei cavi collegati a, tutte, eh, a tutti i soggetti che fanno parte della DL, quindi della, della Matrix, che li okay. deve gestire. <coughs> Va bene. Ci sono degli impianti? Allora, eh, gli impianti ne ha un po'. Eh, allora, sulle spalle dietro la nuca mm -hmm. poi ne ha tre uno, uno sul cuore uno sul plesso solare e uno sulla pancia due sulle cosce e uno sul, sotto il piede destro a cosa serve questo ultimo è come se fosse mh, per collegare la sua, la sua parte eh, energetica, elettrica alla terra. Per far sì che ci possa essere un collegamento facile mm. eh, per dare gli impulsi. Causa esoterica del fatto che prima, della, prima di iniziare la registrazione mi ha fatto molto male il piede destro. A te. A me. Così. Improvvisamente. Di ah. solito succede. A te. Dovrebbe succedere, eh, fa... cioè, non a me, <ride> sì, infatti, eh, c'è una connessione eh, con l'impianto all'impiede destro. Aspetta, eh, perché c'è una connessione con uh, un'interferenza di cui ah, superi, quella lì, ma, uh, sì. quella quell'interferenza lì? Mm -hmm. Quell interferenza lì? Sì perché il piede destro? Perché è che c'è un impianto Sì, malevole. fanno questa cosa. Fanno, questa, sì, fanno questo, questo collegamento con la terra per mandare l'impulso più velocemente, ok. Stiamo parlando di un'entità mentale, sì. allora lo spieghiamo a Valeria perché questa è una sessione che tu non hai ancora vista, visto. Ci sono le entità eteriche, liani, ok. Ci sono le entità eh, eteriche. Aspetta, lo segno rettiliani, tutti i soliti, mantidi, vabbè, i grigi, non importa nessuno. I felinoidi, sempre più in alto, fino ad arrivare al grande primo creatore Odino. Eccetera. Odino, uh -huh. primo creatore, secondo creatore Poseidone sopra tutti e due c'è il grande computer che lo che vuoi chiamare Lucas? Lo chiamiamo computer ok. Mi piace di più computer ok, okay che è la definizione di di Sabrina mi sembra è un computer computer ok, sì, okay. c'è una sessione che si intitola computer ok se non l'avete vista guardatela mm -hmm. però esistono, cioè esiste il corpo mentale esiste la mente mm. collettiva sulla quale finora tutti hanno detto ce ne laviamo le mani è il tuo mentale lavora sul tuo mentale nel mentale ci sono le malattie mentali nessuno se ne vuole occupare Abbiamo scoperto l'altro giorno, e ho già fatto una doppia verifica con Sabrina, che vede le stesse cose pur non avendo visto la sessione fatta con Elena: che esistono delle entità mentali. Quindi, la mente collettiva, grande, nuvola, cloud a cui siamo tutti ovviamente connessi, se no, saremmo se ci sconnettessimo dalla mente, siamo dei fantocci che non, non hanno neanche più la possibilità di aprire gli occhi, di comunicare, di vivere, senza la mente, siamo. Non morti, siamo i vegetali. No? Mm. Siamo i vegetali. Probabilmente chi vive in uno stato vegetativo in ospedale è scollegato dal mentale. È una mm. mia ipotesi del momento. Però, dentro questa nuvola in cui c'è la cultura, la lingua. Eh, il modo di ragionare, il mentale, la mente collettiva, le credenze, le credenze divise per stati, per stati, poi per regioni, per regioni per eh, indole familiare. Quindi, nella mia famiglia siamo tutti portati a, no? per ragioni cattoliche, religiose, insomma, mentale possiamo stare qua a parlare. Ci sono delle entità. Uh -huh. Ci sono delle entità. C'è l'entità della schizofrenia l'entità della disposofobia, l'entità uh, del doc, del disturbo sessivo compulsivo con sottentità mm -hmm. da igiene, da mania da igiene, igiene personale, igiene della casa, ordine degli oggetti, chiusura, apertura di porte, porte dell'automobile, eh, chiavetta del gas e così via. Il doc è infinito, cioè ci sono disvariate... Uh, okay. Qui Valeria è connessa a qualche entità mentale. Sì. chiamala ok come si chiama e che livello è allora è livello 4 mm -hmm. e si chiama mor morfic morfic è preposta a quale tipo di interferenza allora eh, l'interferenza che mi viene è quella che eh, eh, crea um, una barriera in maniera tale che Sabrina Sabrina scusa Valeria non riesce a eh, esprimere all'esterno le sue opinioni ok quindi quel blocco lì è data da questa entità mentale, da questa interferenza di entità mentale, che fa proprio, fa proprio uno schermo sul corpo. Quindi eh, gli vengono, eh, riescono ad entrare delle idee dall'esterno che anche loro veicolano spesso. Cioè, quindi queste entità veicolano, sì, mm -hmm. esatto. Ma lei non riesce a portare fuori le sue, addirittura non riesce neanche a vederle le sue, quasi. Il famoso vuoto si esatto. diceva prima sì. il senso di vuoto, il son, la eh. sua um, mancanza di valore data alle cose. Sì. No? Ok, um, morfic si interfaccia con un, uh, un disturbo di questo tipo che ha un nome. Uh. Possiamo dire il senso di vuoto. Sì, sì, sì. Per sì, semplificarla. Sì, 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 va benissimo, senso di vuoto va bene. Ok, va bene. Quando sì. è arrivata l'interferenza di questa entità mentale? Eh, quando aveva 21 anni, tra i 21 e i 22, proprio a metà più o In meno. Che metà? occasione Allora, boh, la vedo tipo a una festa. Eh, però è finita male non male drasticamente però è come se lei fosse uscita un po' nauseata o infastidita da, da questa festa e nel ritorno a casa ha avuto proprio eh, sono riusciti ad interferirla ti so dire bene, eh, la vedo nel ritorno a casa potrebbe essere a piedi o accompagnata okay. Questo è un fatto che è successo davvero o può essere successo in eterico? Può essere in successo sogno. in eterico o in un sogno. Okay. La festa la vedo veramente, il resto può essere magari dopo la, la stessa notte, non so. Okay. È successo. Come Morphic entra da solo? Utilizza qualcosa? Allora, attraverso questi impianti. Mm -hmm. ehm, attraverso l'impianto nel piede. Ok, nel piede destro sulla pianta, manda eh, le informazioni e gli impulsi a tutto il corpo che viaggiano poi sui tre impianti che ha a livello di eh, addome, plesso solare e cuore. Mm -hmm. E questo fa, crea lo ehm, quel guscio, il guscio intorno a lei in maniera tale che non possa <coughs> uscire niente, ma entra solo quello che lui manda attraverso il piede. Ci sono EDL con Valeria. Sì, sono Quanti? EDL che con la. Eh, sei. Quattro sono all'interno e eh, -audio, vanno il passaggio di queste informazioni che manda eh, morfic e due all'esterno per eh, salvaguardare questo guscio. Benissimo. Quindi di nuovo. Salta fuori che mm. l'EDL è il braccio e l'entità mentale è la mente, le l'EDL fa il sì. lavoro. Mm. In effetti, mh, in passato c'erano questi EDL che facevano tutto, però mh, a volte non, se, non si capiva bene per quale motivo, cioè sembrava che collaborassero con qualcun altro così. Invece, secondo me, è molto chiaro che è proprio un, un progetto che fanno insieme. Si può dire che Morphic sia fatta della stessa materia delle DL o no? Non lo so. Eh? No, 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 no. no, no. Le entità mentali sono fatte in una maniera, gli EDL no, non sono fatti così. Non sono fatti a piccole scosse. Va bene. Mm. Vabbè, causa esoterica del vuoto che sente dopo. Essere stata licenziata, no, essersi licenziata se non erro, giusto? Essersi licenziata più o meno, ok? Aver voluto, sì, effettivamente te ne sei andata tu, ma perché ti hanno portato caricandoti di enormi responsabilità, dopo vent'anni di lavoro in una società, senso di vuoto sentito successivamente? Mm, sì, no, quello lì è più proprio un. È una sua cosa caratteriale proprio la, la differenza mh, tra fare tante cose e trovarsi senza dover fare nulla, tra virgolette. un po lo, mh, Ma il vuoto proprio nella giornata, cioè rinventarsi, mm. ma è una cosa sua, non, 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 non è due cause esoteriche. Vuoto nelle amicizie è morfico. Sì, sì, è Morphic, Ok. okay. Uh, causa esoterica, vediamola soltanto così velocemente, mm. del, um, del fatto che la vendita dei quadri, mh, attività che si è praticamente inventata da zero, è, è iniziata molto bene, poi si è fermata. Eh, vedo c'è sempre Morphic di mezzo, perché attraverso è come se non riuscissero a bloccarla nell'arte. Cioè, mm. quando lei dipinge e disegna esprime le sue opinioni esprime se stessa uh -huh. e quindi eh, va contro eh, il progetto che morfic eh, vuole fare con lei uh -huh. quindi bloccando nella vendita si blocca uh -huh. come dire eh, sì, la esatto anche la trasmissione e, e contemporaneamente rispetto. la fattibilità stessa del, sì. del lobby lavoro Diciamo sì. che lobby, la passione il lavoro mm -hmm. perché si toglie proprio anche la, la possibilità di comprare materiale, di investire del tempo. Mm, esatto, sì, sì, sì. Sì. Mm. ok, paura per il futuro, tre anni di disoccupazione. Dov'è la paura nel corpo emozionale? Mm. Analizziamolo tutto, mm. ok, allora uh... tre, vedo tre emozioni. Basse, bassa, a bassa frequenza, la paura è nell'addome insieme alla uh, solitudine, sensazione di solitudine. E c'è ehm, il controllo: tipo la mania del controllo mh, un po' più alta a livello del plesso solare, ok. Va bene, diciamole subito che queste emozioni sono uh, energia e che uh -huh. lei se le può togliere anche adesso. Ok. Sta sì, per sì, non portare sì. definitivo, via tutto. Eh, sì, sì, ha proprio gettate. È chiuso, sì. Ok. <coughs> e parliamo del sogno, del sogno in cui vede Dark Fenner, uh -huh. che chiaramente le genera una situazione di fastidio. Ha uh, man in mano due scarpe, il paio destro, cioè la scarpa destra nella mano destra, la scarpa sinistra nella mano sinistra. Quando ne getta una, probabilmente la destra, si sveglia uh -huh. e si sente molto bene. Causa okay. es significato esoterico di questo sogno. Allora, io ho visto come se, eh, già prima quando ce l'ha raccontato, io l'ho visto. È Come se lei dovesse scegliere per liberarsi, dovesse scegliere tra la pillola rossa e la pillola blu. Non so, mi è venuta uh -huh. questa immagine qua. Ok, e quindi lei ha gettato la pillola blu, è rimasta con la pillola rossa, scegliendo la pillola rossa. Quindi direi cercando di seguire anima, ok, quindi la PS si è liberata di dark fenner e quindi è potuto entrare. Okay, no, quindi la, la gemella non, non c'entra no, nulla, non c'entra niente. Analizziamo la parola gemella. La gemella eh? che è nata per prima e poi è nata lei, credo. Uh -huh. Mozigote, No, credo. Omozigote, sì. C'è un grosso con conflitto. La sorella la giudica. Lei teme il giudizio della sorella. E questa cosa non ha mai avuto una fine, insomma, è ancora in essere causa esoterica. Allora, diciamo che allora, la sorella ha una sua interferenza mentale con un'entità mentale che. Legata su alla sua interferenza mentale è come se facessero cioè un circolo vizioso. Non è Morphic? No, della sorella, no. Che livello è quello della sorella? Solo 3, 3. quindi più basso. Sì, un più basso. Quindi diciamo a Valeria: più è basso il livello, più è leggera. Cioè, mm. Nel senso, lo schizofrenico è un 9-10. Sì. No. Il, il matto che non, non sa neanche dove, dove sta è un 10 no? sì. okay. comunicano morfic e questa è del livello 3 della sorella è come se fossero sempre in competizione competizione okay. non sì. collaborazione no okay. sono più forte io tipo no, no sono più forte io sono più forte io quindi eh, nelle due cioè, due sorelle hanno proprio mh, eh, reagiscono in modo forte tutte e due perché eh, si devono contrastare i due. o okay, possono però... stare nello stesso posto, non so, <ride> perché eh, la l'agire di uno, eh, la gire di uno eh, interferisce con l'agire de la dell'altro. Ha senso che la più debole delle interferenze mentali, quella della sorella, livello uh -huh. 3. Uh, faccia la gradassa per riuscire a vincere quella cosa. Esatto. Forte, livello sì, 4. Questa è la prima cosa che ho visto, sì. Esatto. Cioè io Vabbè. sono più brava proprio per fare quella cosa lì. Apriamo una parentesi, guardiamo quella cosa là, è il mio piede destro. Sì. Dimmi se non parliamo più di Valeria solo due secondi. Sì. Se questa persona che ha interferito con me uh -huh. ha una connessione con una entità mentale se sì di che tipo di che livello e di che nome so allora il livello è 5 e mi viene eh... paranoia di persecuzione uh -huh. ok eh... Allora, l'entità. Non riesco. Allora, c'è l'entità che è 5 e ci sono tipo degli aiutanti di livello 3, tipo 3 aiutanti. Ok, perché il mio piede adesso? Il tuo piede perché così riescono a interferire, a mandarti messaggi. Cercano. Ok. C'è una connessione tra me e questa entità? Allora, come allora, ci hanno provato. Uh -huh. perché non tutto... interferiscono con me, interferiscono no, con questa no, persona. Sì, esatto, sì, 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 esattamente, interferiscono con quella persona lì. Ma hanno provato a <clears throat> interferire con te perché eh, è come ecco, nella, nella coscienza collettiva la vita collettiva nella sì, mente collettiva, mente collettiva ehm, eh, eh, è lo stesso lavoro che devono fare, no? Perché è lo, è lo stesso tipo di mm, vibrazione, e quindi ogni volta che eh, pensano di avere l'occasione di poter interferire, provano ad agire su, su una persona okay. o un'altra nella stessa Io? maniera. Io sono connesso a un'entità mentale, preferito No, mi ci hanno provato appunto. Vedo come oggi, no, però non ne vedo altri. Vedo che ti girano intorno tanto. Beh, sì, ma siamo tutti immersi nelle sì, sì, entità, certo. quindi anche nelle entità mentali. Non so, la cassiera del supermercato può essere una maniaca ossessivo-compulsiva e. Eh, quindi di fatto c'è un contatto, no? Sì. la persona che passa i prodotti sullo scanner. Sì, sì certo. I prodotti infatti, sono esatto. i miei diciamo che sto comprando. La mm -hmm. Quindi l'interferenza olandia, eh, ovvero la Terra, la Matrix, eh, così, ma fondamentalmente c'è un bello me ne sbatto le balle eh, Esatto, che funziona. Che, che funziona sempre. <ride> sì. No? sì. Perché sì. deriva dalla consapevolezza, non esatto. da... di incoscienza o no? Non mm -hmm. mi butto con il paracadute senza il paracadute. Esatto. Non sono l'incosciente che fa il selfie sul grattacielo senza protezione. Quelli mm -hmm. sono gli incoscienti. Va bene, va bene. Io mi stacco completamente da questa persona, sì. da qualunque sì. sua interferenza mentale, etere, eterica o altro. Mm -hmm. Mi stacco completamente. Se ce ne, ne fosse bisogno, visto che questa cosa l'ho già ormai praticamente fatta mi sì. stacco completamente ognuno ha le sue interferenze sì. eteriche o mentali questo non è un mio problema ok i propri mostri ognuno se li deve affrontare da sì. sé benissimo verifichiamo lo yoga la passione numero due forse di valeria dopo la pittura la classe eh, gestita da un uomo giusto ok mm -hmm le dà tanto le dà tante belle cose mm. vado quello che vedo io in generale eh, lo yoga come può essere anche il reiki così vedo che eh, quando sono fatti di gruppo spesso se eh, chi il, mm, le, le dirige, tra virgolette, le, eh... è come se aprisse tanto un canale, spesso vedo un uomo primo che arriva e riesce attraverso chi le guida a prendere tanti pezzi di anima nelle varie persone che, fanno, che sono nel gruppo. Mm -hmm. Questo in generale. Nello ne specifico? Nello specifico, eh, ogni tanto succede. A questa persona che, che conduce questi gruppi, eh, devo dire che Valeria riesce a proteggersi abbastanza bene, però ogni tanto mh, qualche pezzettino riescono a okay. se tu lezione. fossi Valeria che adesso la vedi, mm. no? andare sì. alla lezione di yoga, sì, vedi sì. una, una okay. lezione. Tipo, sì. Cosa faresti per proteggerti? Prima di arrivare, mi mm. proteggerei, mi farei uno scudo magari del colore viola tipo una come se fosse un uovo viola tutto intorno al corpo di energia era un uovo esatto. sì. un guscio un guscio viola sì dove lei può muoversi tranquillamente e poi quando esco mi ripulirei cioè farei proprio un lavaggio eterico immaginario mm -hmm alla fine quindi non rinunceresti tu se fosse al posto di valeria alla lezione di yoga beh allora io ci rinuncerei però se proprio deve io farei questa cosa qua io okay. non andrei più mm. causa esoterica delle storte alle caviglie eh, allora la, la causa è fisica però ogni volta che lei ha una storta alle caviglie apre un po' eh, il campo energetico. E in una di queste occasioni sono hanno aper ha aperto il canale per far sì che gli mettessero appunto questo impianto sotto il piede quando aveva 21 anni. Ah, ecco cos'è successo. Mentre tornava a casa. Che però, appunto, mi sa che eh, non, è non è stata fisica la cosa, ma è eterica. Mm -hmm. Ha avuto tipo una, una distorsione alla caviglia, e in quel momento lì hanno, perché han, gli hanno inserito eh, l'impianto sotto il piede, cioè ha avuto alla una distorsione alla caviglia iterica. Ah. Sì, cioè, come se l... lei si ricorda nel sogno. Non lo so se se lo ricorda, però come se avesse sognato di avere proprio avere una Stortarsi. storta alla caviglia, esatto. Mm. In quel momento gli hanno messo l'impianto sotto al piede. Ed è come se lì rimane deboli, cioè come se loro gli fanno prendere le storte alla caviglia spesso per rinforzare il loro canale. Mm. Causa esoterica della perdita di capelli. Mm. Beh, lì c'è il rapporto col padre. Eh, non, non è stata mi viene che non è stata tanto eh, coccolata o abbracciata. Era un po' assetti il papà quando era piccola. Non era tanto coccolone, è come se non si fosse come se lei non si fosse mai sentita abbastanza per il papà, mm. come se mancassero le carezze, mm -hmm. alle carezze alla testa, ai sì, capelli. Esatto causa esoterica del peso altalenante per tutta la vita. Mm. Allora, mm. No, non riesco bene a vedere, nel senso che un po' è... Eh questo vuoto questa sensazione di vuoto che lei ha e quindi oh. ehm, si fa prendere un po' dal, dal mangiare e un po' c'è l'interferenza del felinoide <coughs> allora vedo che intorno potrebbe essere all'inizio della pubertà nel momento in cui c'è la trasformazione eh, è iniziato a essere interferita da questo felinoide che ha la forma un po' del leone, quasi, cioè praticamente è un leone un po' a, a, mh, come se fosse tigrato ma è un leone mm -hmm. e, e attraverso appunto la, il fatto che lei mh, si lasciasse un po' più andare al cibo per loro era l'occasione di eh, ciucciare energia da anima. Quindi ha una parziale causa esoterica? Sì, diciamo. sì, parziale, sì, è partita però dalla parte fisica. Sì. Può anche non esserci una causa esoterica. Sì, sì, sì. Uno si fa tirare... No, fatti come i capelli, i capelli secondo me non, non c'entra, cioè non c'è niente di esoterico, è solo la parte di suo papà. È una, una parte affettiva, emozionale, sì. okay. Causa esoterica della miopia. No, mm, non c'è causa esoterica, non la vedo. Della Mi sembra povertà. Sembra che lei sia nata un po' così. Mm. Allora, la povertà. è sempre collegata a, a morphic Perché se lei, fosse, se lei potesse permettersi. non <coughs> avesse la libertà economica. Per loro sarebbe molto più difficile trattenerla in questo guscio. Mm -hmm. E quindi fa parte della, del blocco, del suo blocco, del guscio che gli hanno messo. Quindi non riesce. A... Diciamo, quando, da quando si è liberata di un lavoro che non le corrispondeva, che non, non, non le piaceva più, eh? e si è dedicata alla pittura, le cose sono precipitate F. per loro. Esatto. Quindi la necessità di una povertà è ancora più impellente in quanto eh sì, se sì. potesse banalmente comprarsi tele e colori senza doverci pensare, produrrebbe, potrebbe produrre tanta arte, magari potrebbe anche organizzarsi una personale e eh, autolanciarsi correttamente senza dover chiedere niente a nessuno, a galleristi mm -hmm. eccetera, ok, va bene. Eh. Va bene, siamo sempre lì. Nella sì. Matrix che fa acqua da tutte le parti vorrei analizzare maggiormente il concetto della, il, cioè il problema della sorella, okay. sorella gemella. Bene quando eh, hanno deciso di incarnarsi come sorelle gemelle, cioè perché, soprattutto Valeria, ha deciso di fare questa esperienza, e se sono state insieme in altre vite. Sì, allora sono stati, le vedo insieme in due vite diverse. Uh, in una la sorella era il padre di Valeria, uh -huh. in un'altra vita invece erano marito e moglie, e, e Valeria era l'uomo. Marito, ok. Sì, era il marito. Um... In una, quella del padre, la, la sorella il padre erano benestanti, li vedo in questa bella casa, potrebbe essere età vittoriana quasi in Francia. Mm. Lei era molto controllata, era, non era tanto libera di essere se stessa, perché c'era questo padre che la controllava, era ossessionato un po'. La cosa la figlia facesse, padre e sorella, da adesso. Sì, esatto, è la sorella di adesso. Sì. Mm -hmm. E invece quando erano marito e moglie, eh... la moglie, cioè la sorella. Sì, vedo il contrario. Vedo che il marito era un po' ossessionato da lei, quindi dalla sorella. E la teneva un po', c'era cioè geloso, non poteva fare, non poteva uscire più di tanto da sola. Insomma, hanno giocato, sempre la solita e... storia. Alla fine, questa parte subliminale cambia il ruolo attoriale, sì, la è compagnia vero, è sempre vero. la stessa. Oggi tu ti metti la gonna, domani ti metti i pantaloni, esatto. oggi hai la barba, domani sei pesantemente truccata oggi io faccio la principessa, domani la prostituta, è così. Sì, sì. Eh, <ride> è così. Alla fine siamo qua per giocare. Uh -huh. Il motivo per cui una sorella in questa vita giudica Valeria pesantemente non è così importante. L'importante no. è capire che questo giudizio non deve interessare a Valeria in quanto fa parte di questo gioco, delle interferenze della sorella, dei contratti che ha firmato e che ovviamente nessuno può toccare se non la sorella. Uh -huh. Eccetera, eccetera. Se veramente vuole, magari, fare un bel casino, Valeria potrebbe introdurre la sorella a questo genere di lavoro. Io consiglio il mio di lavoro perché quello degli altri non lo conosco e, mh, da quello che ho potuto vedere e sentire, lo sconsiglierei anche al mio più amico. Vai, andate giù di critiche. Uh -huh. <ride> Vai, commentate <ride> come volete, come vi pare. Va bene, siamo molto in anticipo. Quindi abbiamo visto praticamente tutto. Beh, però ci manca il disincarnato. Sì. L'ex collega di Valeria. Morta suicida. Chiamiamola. La vedo arrivare un po' come se fosse uno zombie, un po' ancora piena di sangue, in tutta claudicante. Come ha il tallone famoso? Un tallone che non guariva più e che ha un po' innescato una forma di problemi a catena, vedo come se, se avesse, come se l'osso fosse sceso, come se si fosse. Uscito. Sì, uscito, ah, ma no, non aumentato, sfilato, eh, esatto, giù e quindi mh, come se fosse un tacco. Ah. Come se fosse sceso un pochino mm. quindi lei zoppica su questo tacco osso mm. e viene verso di me. e Dice: Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mm. Mm, non, avevo più, non avevo più senso di rimanere lì tanto. Non andavo bene per nessuno, uh -huh. anche meno per me stessa. Bene da questa posizione. La collega le chiamiamo la collega. La collega uh -huh. può vedere al mio 3 tutte le sue vite. Uno, due, tre. Le si devono aprire davanti come tanti televisori. Uh -huh. E illumini. Le tre migliori, quelle che ritiene le più divertenti, più belle, più ricche, più fantastiche. Ok. Una, cosa succede in una di queste? Una di queste, eh, vedo che lei è la mamma di una bimba che sta girando su una giostra tipo secola dei cavalli, tipo carosello. Uh -huh ed è tutta felice la bimba ride eh, sono tutte e due molto felici mm -hmm. un'altra un'altra invece allora la vedo a cavallo che corre con il cavallo in mezzo a dei prati lunghissimi proprio distende, delle distese enormi e corre con, con il suo cavallo spensierata in mezzo a questi prati uh -huh. ok l'altra eh, la terza lei era un uomo eh, ed era il capo di una mm, Di un, di un ufficio di polizia della contea in Inghilterra. Perché questa è una mm, Sì, perché le piaceva molto il suo lavoro, perché le piaceva andare a fondo alle, alle cose e, nonostante fosse un po' pericoloso a volte il lavoro, però per lei era, per lui, in quel caso lì era proprio una passione, quindi si è molto divertito. Okay. Era proprio lo stimolo, per vivere sì. Ora la collega come considera tutto quello che è successo come collega nella vita da collega? un po' più relativamente? Sì, 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 sì. Dice, vabbè, allora vedi che in effetti posso essere felice anch'io. Posso avere delle vite piene, posso avere la vita piena. Dov'è adesso la collega? È attaccata alla terra? Sì, è ancora attaccata alla terra, eh, non la vedo più sporca, non la vedo più sporca di sangue, l'osso non è più fuori. Ma chi è attaccata o cosa? È attaccata alla casa dove era ancora? In questa vita qua. Mm -hmm. Però la vedo serena, la vedo più... si è liberata di quella parte lì, di quando si è suicidata. Nel caso di un suicidio, il disincarnato mm -hmm. è di solito attaccato alla terra. Mm, sì. Perché? Perché è come se eh, volesse, mh, mh, è come se eh, non riuscisse ad andare via perché eh, ci deve essere, deve trovare il motivo per cui non è riuscito a essere felice, come se dovesse riscattare la sua felicità eh, sulla terra in quella vita. Le entità che possono interferire anche a un disincarnato hanno strada più facile nella bassa frequenza di un suicidio? Hanno strada più facile e a volte possono usarli per interferire qualcuno che è vivo, che è incarnato. È questo il caso? No, 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 no. Non ci sono no. entità attaccate alla collega? Ah ok, no, alla collega... No, adesso no, ce ne sono stati negli anni scorsi, però nessuno che è andato a interferire con Valeria. Ecco quello no. Cioè che attraverso Valeria lei. ha interferito con ok mm -hmm. attraverso Valeria. Sì. Va bene, diamo a Valeria tutte le informazioni. Mm -hmm. Aspetta un attimo. Okay. Valeria è sta, che stavo dicendo? Uh, no. Valeria, le um, sì, diamo no, alla collega tutte le informazioni okay. della, delle sessioni, delle mie sessioni. e sì. Vediamo che cosa fa. Allora, man mano che gli arrivano le informazioni delle sessioni, vedo che lei si alza proprio come se iniziasse a fluttuare. Inizia a staccarsi proprio e non solo, vedo che diventa più meno fisica, più, più energia. Mm -hmm. Inizia proprio a staccarsi da tutto ciò. Ok. Che... Dimmi quando okay. si è staccata da tutto quello che è terreno, okay. e dille di aprirsi un portale dove c'è il posto in cui vuole andare. Uh -huh. Quando è pronta, se vuole può lasciare un messaggio a, a Valeria che l'ha chiamata. Nonostante non ci fosse un grande rapporto, questo fatto del suicidio-suicidio. <coughs> Ha segnato Valeria, che dopo anni uh -huh. se l'hai ricordato. Insomma, e dice: Grazie per avermi aiutata ad andare oltre. Ok, allora la salutiamo, uh -huh. verifica che si stacchi bene da tutto quello che è terreno, sì. se no torna indietro. E che prenda, se vuole, tutte le informazioni delle sessioni. Sì, sì, quelle le ha già prese prima, le ha già prese tutte. Ok, la salutiamo okay. allora. Chiudiamo il portale uh -huh. e torniamo. Chiede Valeria, giustamente anche di analizzare meglio il discorso lavoro. È stata pressata, è stata uh -huh. portata praticamente ad abbandonare, poiché le hanno aumentato uh, le responsabilità, il lavoro, le aree di competenza e così via. La causa qual è? Io vedo sempre Morfic che ha fatto in modo che lei, che lei si togliesse da lì. Iniziava a stare stretto il fatto che lei economicamente poteva essere autonoma e libera e quindi hanno iniziato a, fa a, a fare pressione in questo senso mm -hmm. e poi hanno fatto pressione nell'altro senso quando lei ha iniziato a, a disegnare, a dipingere. <coughs> Ma lei durante il suo vecchio lavoro stava iniziando un processo di consapevolezza. Perché finché uno resta, come dire, addormentato No, infatti, esatto, esatto. Infatti, per quello che non l'ha fatto prima. Cioè sì, no. no, Morphi non si è mosso prima, ma si è mosso solo negli ultimi tempi. Del suo lavoro. Vedo che ha iniziato a conoscere un po' l'ambiente spirituale, eh, non so se aveva già iniziato a fare yoga, non mi sembra. Sì. Però iniziava ad aprire okay. la sua mente. Sì, sì, aveva già iniziato. Va ah, bene. Okay. Il percorso futuro, lavorativamente parlando, lo chiediamo alla parte subliminale, alla fine dopo che abbiamo uh -huh. fatto tutto il lavoro nel messaggio uh, da lasciare. Va bene. Uh -huh. Io direi che abbiamo visto praticamente tutto, mm, anche la casa dei genitori, la facciamo tra poco, ma facciamo prima lavorare Valeria. Andiamo uh -huh. al cluster. 2135 vite, minimo 2135 contratti. Dove sono? Come sono fatti? Dove sono contenuti? In cosa? Come li vediamo? Oh. Li vedo in, um, um, in, in questa stanza. C'è tipo un, un enorme cesto rotondo, enorme, con dentro tutti dei cubetti di gomma. Potrebbero essere e ogni cubetto è un contratto. Sono tutti accatastati in ordine dentro questo mega cerchio, mega cesto. Più o meno c'è cioè un contratto per ogni vita? Sì, ce ne sono anche di più. Sono okay. intorno a. Ai... I, I cubetti di gomma hai detto? Sì, sembrano tipo di gomma. Colorata? Sì, sì, vari colori. Ok, ma i colori dipendono da quali fattori? Ma variano a seconda, se cambia il contratto, varia il colore? Sì. Okay, quindi è un, un grande arcobaleno sì 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 come è presente sembrano le palline quelle dei bambini quelle piscine con le palline uh -huh. però è un cesto enorme fatto di cubetti di gomma Ma gli angoli dei cubetti sono stondati sì o sono, sono stondati sì sì okay, allora li vedevo così anch'io <ride> bene <Sì. ride> eh, il cesto in, di cosa, come è fatto è di <ride> mh, mh, plastica gomma ma una rete? No, 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 è proprio tutto chiuso. Chiuso, anche col tetto, un cubo. Sì, no, sopra lì sopra è aperto. Però diciamo come come se fosse una piscina da esterno, ecco. Ah. Parallelepipedo cubica, un cerchio. Ah, tonda. Un cilindro, sì. Un, un cilindro senza il coperchio, senza, sì. diciamo. Ok. Cosa vuole farne di questi contratti? Ah, se ne vuole liberare di tutti dal primo. Di tutto. Okay. ok. Ho proprio chiuso il cilindro no. è diventato piccolo, l'ha buttato proprio. portare definito Va mm, bene, sì. andiamo all'avatar subito. Mm -hmm. Dimmi come vedi la situazione. Mm. <ride> È forte perché è come se chiedesse il suo avatar. È come se chiedesse aiuto agli avatar vicini, è un po' una cosa anomala rispetto al solito. Uh -huh. Non so più cosa fare. questo, esatto. <ride> non so più cosa fare. Ogni volta, ieri, era disteso per terra. <ride> sì, esatto. Ieri era ah, proprio fa Faccia in su era con te o con Sabrina? Non no, con me era disteso a te? Aveva la testa tra le mani sulla situazione. Ah, okay. Con Sabrina aveva, era disteso, ah, ecco. ah, si nascondeva, voleva vedere se riusciva a non farsi vedere così. Ah, ecco poverino ma fa anche tenerezza al fantoccio. Venderei <ride> a calcio, <ride> ma Però, sa, un po' tenerezza. Ce la mette tutta, diciamo, dai. Ok, questo che fa? Eh, sta chiedendo, adesso mi ha visto e dice, vabbè, ok, non faccio più niente, tanto lo so, è come se... Lo vedo come se prende la sua postazione e si avvia, tanto sa so già dove deve andare. Ok. Che lo faccia Valeria, non lo deve fare okay. lui. Sì, sì. Dà anche una certa soddisfazione liberarsi delle eh, cose sì. vecchie. Uh -huh. L'ha proprio spedito con un calcio. Ha seguito il tuo consiglio, eh. Ok, tutto in un portale definitivo, la postazione, il computer, la tastiera, tutto il monitor, il fantoccio, la sedia, tutto. Tutto, tutto. Ok, che chiuda il portale. Okay. Vediamo se le vite sono le stesse. 2135. Sì, sono le stesse. Vibrazione. Uh, 980.000. Rapporto PSPE 44 PS 56 PE OK, arriverà uno di questi giorni in cui più o meno c'è un equilibrio più marcato. Si, sì, vedo un, due o tre mesi. Ok, consapevolezza della PS adesso 85. Solo mm. ha capito bene tutto il discorso della sessione. Sì, sì, okay. sì. Presenza di Odino, mantidi, felinoidi, lucas rettili mm -hmm. soldati, eventuali cloni, e 6 di L, mi sembra, sì, 6 di L, identità mentali. Mm -hmm. C'è ancora qualcosa? No. No, no, uh, non tutto, tutto completo. Morfic e l'altra entità mentale che lo aiutava? No, no, di tutto. Corpo emozionale, pulito? Sì. Corpo mentale, pulito, sì. disconnesso, più che pulito, disconnesso, sì, sì, infatti, disconnesso Dai, per che, però, perché pulito sì, non potrebbe... È un mare a cui siamo attaccati, se è il mare è inquinato... Eh. Esatto, no, 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 esatto. Possiamo filtrare, ecco, possiamo filtrare sì. l'acqua di cui abbiamo bisogno di questo mare. Esatto. Ah, se tutti lo inquinano non ci possiamo fare niente. Uh, 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 uh. Si, si okay. Odino per Valeria non c'è più, diciamo, non è più no. connesso, ma c'è, esiste. Come lo vedi? Che fa? È come se osservasse da fuori eh, tutto quello che noi abbiamo fatto, quindi tutte le informazioni, tutto da fuori, dice, eppure ci deve essere un modo per fermarli. Ok. Quindi è preoccupato come ieri. Mm, sì, adesso più meditabondo. Poseidone sì. potrebbe anche fregarsi Poseidone, visto che sta, si sta chiudendo il suo universo. Ma Poseidone come reagisce a questa situazione? Lo vedo dall'altra parte, o se, ma mh, Poseidone lo vedo che gira un po' perché mh, mh, gira e eh, sta osservando le varie situazioni. In questo momento non agisce è come se passeggiasse e guardasse in giro. Così. senza interferire perché in non gli interessa in questo momento. Va bene, verifichiamo la casa dei genitori. Mm anche la casa di Valeria, ovviamente. Quella di Valeria è pulita. Sì, 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 sì. Incarnati, energie e c'erano energie o cose no, legate no. a lei? No, no, no. Okay. La casa dei genitori? La casa dei genitori la vedo su una posizione energetica un po' bassa. Vibrazioni basse energetiche che fanno sì che mh, sia più facile che entrino interferenze. Ok. Valeria può alzare la sua frequenza, può alzare mm. la sua consapevolezza. Sì. Non sono così contento dei suoi valori, sono un po' basse ancora. Mm -hmm. E così facendo, quando l'avrà fatto, potrà da quella condizione passare le informazioni ai suoi genitori mm -hmm. e potrebbero anche non accettarle. Quindi, prima alziamo la frequenza e la consapevolezza, offrendo mm. ulteriormente, nuovamente le informazioni di tutte le mie sessioni a Valeria che sì le ha viste, ma in eterico le può mm, assorbire meglio. Ok. le ha riprese tutti di nuovo e adesso le può passare queste informazioni alla madre che non parla ma è vigile con lo sguardo e al padre ok uh -huh. Che succede? Preso? Eh, sì, sì, le hanno prese. È come se gli dà proprio un manuale, tipo un manuale di istruzioni, una cosa così. Ah. E loro l'hanno preso. Sì. Preso, lo leggono. Sì, lo stanno guardando. No, no, okay. chi più lui o lei? Più la mamma. Va bene. Questo alleggerirà l'aria nella casa dei genitori. Sì, sì, sì. Eh scherma un po' di più diciamo la possibilità di essere interferiti ok questo manuale uh, lo tengano ben stretto mm. mh? quindi vedo non è più... scusa scusa vai vai vai, 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 vai. Eh, vedo che più loro lo leggono eh, e più riescono a, a bloccare le interferenze okay. quindi è da riprendere Tut spesso tutti usciremo dalla Matrix prima o poi, anche loro. Quindi uh -huh. quando sarà, che se lo tengano ben stretto. Esatto. Quello è il loro modo per non farsi più fregare. Uh -huh. Va bene. Messaggio finale della PS e della PE a Valeria su tutti i fronti, specialmente quello lavorativo. Indipendenza economica. Auto. Mh, uh, realizzazione diciamo personale. Ok. Mm. Le dicono adesso siamo adesso possiamo agire noi. Avendo tu tolto delle cose che non ti facevano rendere consapevole, finalmente adesso possiamo agire noi. Lucio, non ti sento più. Sì, ci sono. Ah, ok, ci sei. Ok. Uh, e quindi uh, la strada, la sua strada è quella, perché attraverso l'arte lei riesce, dicono, tu segui quello perché è quello che fa sì che tu possa uscire al mondo. E da ora in poi noi possiamo agire. Ok, a livello economico, come la mettiamo però? Eh, va bene, no, facendo questa cosa a livello economico lei si tira su. Ok. Gli arriveranno le risorse, se lei segue questa cosa gli arriveranno le risorse, non si deve preoccupare. Perfetto. Lei come la vedi adesso? Lei eh, la vedo adesso vestita da guerriera, molto sicura. Mm pronta ad andare e agire. E la bambina... Non più la bimba, no, si sono diventate una cosa unica. Si sono unite. <coughs> sì. La PS come la vedi? La PE come la vedi? Sempre come all'inizio, la piera era un insieme di frasi, di parole. Sì, eh, le vedo sovrapposte adesso, cioè come se avessero unito le forze, andassero d'accordo, cioè andassero mm. sulla stessa strada. Mm -hmm prima, ma insieme. Quindi la PS sempre gelatina violetta sì. e la P è come, come sempre con la vie. queste frasi la forma da umano con le frasi. Ok, frequenza finale 1.7. Bene. Consapevolezza finale in percentuale. Il sì, 95 ora. Oh, bene sono già un po' più contento. Sì. Arriverà al 100. E sì, arriva, arriva eh, ai tre mesi. Quando si equilibrano, arriverà anche a 100 la consapevolezza. Perfetto. Va bene, Elena, eh, come sempre, disconnetti da tutto e tutti, ma non tornare ancora. Uh -huh. Tornerai al tempo presente al 5. E prima sai già cosa devi uh -huh. fare. Ciao a tutti.